Bentornati in diretta con una nuova puntata del The Movie Business Live Show. Qui con noi oggi per la prima volta Francesco Ciampi, fiero rappresentante della scuola toscana della commedia italiana. Benvenuto Francesco e grazie. E voilà, grazie a voi, ma grazie a voi, ma la prima volta, nel senso, la prima volta a The Movie Business, ma in realtà, dai, ci siamo sempre sentiti con il cuore, va bene? Esatto. Mi perderà Vittorio, ma proseguo presentando le, come dire, nostre amatissime Eleonora Passerella, reporter d'assalto, grazie Eleonora. E Caterina Maria Grillo, che curerà per noi la regia, buonasera a te, tecnica della diretta. E so che, come Leonora ha presentato delle domande, come dire, per mettere alle corde del ring i nostri ospiti, Caterina ha preparato invece per rilassarli, per bilanciare aneddoti e citazioni d'autore. Alla mia sinistra dello schermo, l'amatissimo Vittorio Sodano. Vittorio, grazie per la tua amicizia anche e per la tua presenza costante qui al The Movie Business Live Show. Ciao Vittorio. Ciao, buonasera, siamo in due, in quattro, vengono a prendersi le coccole, voglio mangiare questi coccodrilli. Come si chiama? Lui è Omar. Benvenuto quindi anche ad Omar, ricordiamo come anticipato dal lancio pubblicitario e dalle testate giornalistiche che già parlano da tempo del The Movie Business Live Show, ci sarà anche l'attore nonché sex symbol internazionale Luca Calvani, che stasera, ahimè, si fa attendere, vero Francesco? No, ma dicevo, mai ho visto, prima c'era lui e poi c'era un altro, ma chi era il bello dei due? E chi era l'affascinante? Io farei rispondere alle donne a questo punto, ad No, l'ha detto subito Vittorio, l'ha detto subito, l'ha detto già Vittorio, dai. Niente, volevamo concedere No, questo momento. però in realtà è vero, sentiamo un po' le donne, no, sono curioso. Apriamo una votazione online adesso. Brava, brava, brava. Tra l'altro il peso è equilibrato del voto, perché al 50% deciderete l'esito di questa votazione. Ma allora io non so. Ha una citazione sull'estetica o il mondo, come dire, della bellezza pronta per noi. Ma allora io stasera onestamente mi ero preparata soprattutto con delle citazioni a tema e devo dire oggi il mio tema è Fellini. Beh, Fellini che dall'alto ci possa assistere. Eleonora, cerchiamo di cominciare a mettere in difficoltà i nostri ospiti. Cominciamo da Francesco. Ah, proprio subito in medias res mi vuoi, mi lanci nella mischia, ho capito. Prima però mi ricordi giustamente che dobbiamo goderci assieme ai nostri ospiti e ai nostri spettatori la meravigliosa sigla in stile storytelling realizzata proprio da te per il The Movie Business Live Show. Grazie e quindi, cara la nostra regista, sigla. E siamo nuovamente in diretta al The Movie Business Live Show Special Edition, visto che di solito andiamo in diretta il sabato, ma come sapete a noi piace stupire e agire d'assalto senza preavviso. Come senza preavviso saranno le domande della nostra reporter Eleonora. Eccoci qui, quindi buttiamoci subito nel vivo di questa magnifica serata e chiediamo subito a Francesco Ciampi una cosa che lo caratterizza alla fine, no? Dato che tu sei uno stimato rappresentante di quella che è la scuola toscana, no?
Ad oggi la comicità italiana com'è cambiata e soprattutto adesso cosa può far stare bene e ridere dopo l'emergenza pandemica da Covid-19? Allora, innanzitutto, secondo me, prima ci scordiamo di questo Covid e prima ci mettiamo a ridere, perché il Covid, secondo me, ha messo un po' a nudo e vuotato le persone. Perciò, secondo me, non bisogna fare opere dove si racconta del Covid, bisogna raccontare, come abbiamo sempre raccontato, la vita, anche appunto se è successo questo nel 2020, che questa pandemia ci ha stravolti e ci ha portati via. In realtà devi pensare che io sono per raccontare la vita. Quando appunto i film per me si scrivono camminando per la strada, osservando le persone e conoscendo le sue storie. Perciò alla fine la comicità la tiri fuori da chi veramente vive la vita e si scorda dei problemi. Cioè i problemi non ci devono essere più, deve essere tutto positivo. A quel punto lì, quando la vita ritornerà a essere tutto positivo, ricominceremo a ridere. Mi hai ricordato un po' le parole del maestro indimenticato e indiscusso Zavattini, che diceva che un po' il cinema di fatto ruba dalla realtà. Quanto è importante questo aspetto, cioè sapere cogliere dalle sfumature della realtà quello che possiamo fare poi sullo schermo, Francesco? Cioè, è esattamente così. Quando dicevano gli autori hanno smesso di essere autori quando hanno smesso di prendere l'autobus, è per quello. Nel senso, è perché accanto a te all'autobus senti uno strano ritorno, lo sentite anche voi? No. Sì, lo sentiamo anche noi, un effetto tipo acquatico. Può essere che il microfono che struscia sulla maglietta, come a volte capita? No, ok. No. Niente, è passato comunque. Passato, va bene. In pratica, quando appunto dicevano non ci sono più gli autori da quando non montiamo più in autobus, esatto. Per quello, perché accanto a te ci può capitare tutti i giorni una persona diversa e ti può raccontare qualsiasi altra cosa. I più grandi comici, a partire, ne dico uno, non ne dico tanti, ne dico uno solo, Verdone, ha iniziato osservando le persone e riportandole sul grande schermo, iniziando con Non Stop nel 78 con la televisione, ma alla fine l'ha portate sul grande schermo e da lì è partita la sua carriera. Dopo, ovviamente, nel crescere bisogna un po' cambiare. Non sono d'accordo io nel rimanere costante per tutta la vita a portare avanti quello per cui sei nato. Cioè, Verdone ha fatto il suo cambiamento, può piacere, non può piacere, ma secondo me è giusto così. Come lo fece a suo tempo, tipo Diego Batantuono, che portò appunto il Terruncello e fece successo il Terruncello, nonostante erano la scuola milanese, però a un certo punto cambia passo, incontra Pupi Abati e fa Mediterraneo. E da lì si dimostra che la crescita del personaggio e dell'attore, quello secondo me deve essere la crescita. E noi, ripeto, la scuola toscana, e poi ora quando arriverà Luca ti si racconterà anche una bella storia che viene dal nostro territorio, perché noi siamo stati fortunati, perché siamo cresciuti in un posto dove ci hanno veramente insegnato a prenderci in giro, e questa è la cosa fondamentale. Mi piacerebbe raccontarla quando c'è Luca, perché l'abbiamo vissuta insieme. Tra l'altro, ti voglio chiedere una cosa: se io ti mando una fotografia a WhatsApp, te la puoi pubblicare? Guarda, siamo così tecnologici che io la girerò tramite WhatsApp alla regia, e la regia la manderà in onda per noi. Perfetto. Allora, però te la giro... quali ultimi ritrovati della tecnologia abbiamo qui al The Movie Business Live Show? Però te la giro questa fotografia quando entra in online Luca. Te lo giro, perché quella veramente spiega tante di quelle cose che poi sicuramente quando entrerà Luca l'hai chiamato la prima volta al The Movie Business Live Show, l'attesissimo, sei stato presentato come sex symbol internazionale, Luca Calvani. Applausi. Luca, benvenuto.
Benvenuto, ti presento Vittorio, col quale vi siete incrociati sul set anni fa delle Fate Ignoranti di Ospetech. Adesso poi torneremo indietro assieme con la memoria. Eleonora Passarella, la nostra reporter d'assalto, che ha un unico scopo nella vita per stasera, cioè mettere i nostri ospiti in difficoltà. E Caterina, che come già sai, conosci, ed è alle sue sapienti mani sono affidate, è affidata la regia tecnica della messa in onda di stasera. Francesco, Luca, mi hanno già messo in difficoltà a me, spero di avermi, cioè, me la sono cavata o no, secondo te, Daniele, me la sono cavata o no? Sì, però devi sapere che è un passaggio graduale, cioè finché alla fine andrai al tappeto con l'ultima domanda di Eleonora. Perfetto. Adesso passano i punteggi, no? 10, 9. Esatto. Ah, ho capito. Esatto. Okay. Luca, ti faccio entrare subito nel vivo della discussione. Si parlava di diversi argomenti già con Francesco e con gli altri presenti. Uno, di come sia, mi fanno morire ogni volta in diretta le facce di Vittorio, presenti nella diretta. Luca, si ragionava con Francesco su come è cambiato il cinema italiano da quando gli sceneggiatori, Zavattini ci potrebbe raccontare qualcosa, hanno smesso di prendere l'autobus. E allora ti chiedo, questa idea di prossimità che ci ha donato, di maggiore vicinanza, donata dai social, è un po' un imbroglio secondo te? Ma sicuramente, cioè, penso che sia in generale, c'è una grande... Ci stiamo un po' implodendo con questo discorso dei social, passiamo le nostre giornate con lo sguardo su uno schermo e quindi smettiamo di guardare chi ci sta intorno, smettiamo di guardare il cielo. Credo che questa pandemia ci abbia insegnato un po' quello, no? Che dopo questo sovraccarico di informazioni da schermo, ma sicuramente credo per raccontare storie bisogna avere l'immaginazione per sognarle, e quindi è ovvio, cioè, non voglio fare retorica spiccia, insomma, però credo che sicuramente il lavoro sacro dello scrittore che si mette lì e affronta la pagina bianca e racconta una storia e dà vita a personaggi è sicuramente un po' l'opposto di tutto quello che abbiamo visto negli ultimi 10 anni, per cui ci sono stati questi micro content, micro contenuti con dei beat sempre più piccoli di format da 6 minuti, cioè raccontare una storia. Qui c'ho Caterina, per esempio, la quale ho letto una sceneggiatura poco tempo fa, che racconta un arco, cioè la televisione si è trasformata per raccontare sempre di più le storie, quindi l'arrivo di un Netflix in realtà ci ha permesso di raccontare personaggi, raccontare le persone e vedere film di 9 ore, di 10 ore, in cui veramente si prende una storia, la si racconta, la si snoda, e i personaggi vengono raccontati in maniera completamente diversa, un format completamente diverso, che ci è stato regalato fondamentalmente dalla TV via internet, dal VoIP, quindi dal paper, dall'on demand, scusatemi. Quindi credo che il lavoro dello sceneggiatore rimane fondamentale, semplicemente che lo sceneggiatore deve essere capace di spostarsi. Noi l'abbiamo visto per esempio in America con il sistema del cinema americano che si è spostato sui supereroi, perché adesso loro fanno quel cinema là, gli investimenti sui film sono talmente alti, che carino, meraviglioso, che gli investimenti sul cinema sono talmente alti, e quindi spesso la creatività si rovescia, quindi devono creare questi franchise, queste mega macchine, e quindi la creatività degli sceneggiatori si è riversata tutti sull'on demand, quindi sui Netflix, le varie piattaforme. Quindi cambia il modo in cui il talento di chi sta a scrivere può essere investito, e quindi credo che alla fine, insomma, la fantasia degli sceneggiatori, di chi racconta storie, is live and well, cambia semplicemente forse l'outlet dove va a essere investita. Bene Luca, tu prima dicevi che gli sceneggiatori, mestiere che tu tra l'altro conosci bene, dopo affronteremo anche questo aspetto della tua carriera di regista e sceneggiatore, hanno smesso, dicevi, di guardare il cielo. Allora io invocherei
per avere la sua benedizione, un altro dei nomi tutelari del cinema mondiale, come Truffaut, che diceva paradossalmente invece che non guardava mai il cielo, perché quando rimetteva gli occhi a terra, quello che vedeva attorno a lui gli sembrava troppo brutto. Vittorio, cosa guardano invece i tuoi occhi ultimamente quando non guardi il cielo? Guardo Daniele Cangemi. No. Che onore. Vittorio, invece ho un'altra domanda. Prima, parlando con Francesco, affrontammo il fatto che gli autori sentano anche il bisogno di cambiare genere, si è parlato di Verdone, di Abbatantuono, e mi è venuto un po' in mente come quando nella musica le band famose, come hanno fatto i Rem, gli U2, eccetera, decidono di cambiare ritmo, cambiare passo, e probabilmente, anzi sicuramente, vanno anche contro quelle che sono le aspettative e le abitudini del loro pubblico, dei loro affezionati. È così anche nel cinema, secondo te? Io sì, penso che ci sia l'innovazione, no? Sempre, o comunque per non essere ripetitivi, registi, sceneggiatori abbiano quasi la necessità di cambiare target. Certo, però il pubblico è sempre affezionato poi a un target e sceglie quei registi per quel target. Quindi non so quanto di questo possa essere giusto, oppure no, non lo so. Io nel frattempo sono stato, come dire, la mia attenzione, intanto grazie per la risposta Vittorio, la nostra regia prontamente ha pubblicato l'invito di un utente Facebook a parlare anche un po' in inglese, ci proveremo, magari cercheremo di ogni tanto tradurre le cose più salienti, ma siamo felici di avere anche degli utenti come in passato. Ma sì. Allora, Caterina, proprio a te mi rivolgo, so che hai preparato, a proposito di nomi tutelari del cinema, degli aneddoti, delle citazioni legate al sommo maestro e vate Federico Fellini. Credo sia arrivato il momento della prima, grazie. Sì, allora io la prima la dedico, in parte anche la prima la voglio dedicare a un nostro ospite che è Luca, che oltre a essere un regista, un attore, uno sceneggiatore, e soprattutto io so un bravissimo cuoco. Beh, oltre che un amico, lo posso dire con orgoglio e affetto, no? Troppo buono. E io so anche della pizza cucinata per Madonna e Garici a casa tua. E apriamo una piccola parentesi, diciamo, di gossip. Dovete sapere che se c'è una fan affezionatissima e fedelissima di Luca, che lo segue in tutte le sue avventure, sapete che è veramente trasversale, è diventato degli anni, è proprio la nostra regista Caterina, che sta vita, morte e miracoli, grazie ai media, devo dire, dove è sempre presente e amato il nostro Luca. Detto questo, andiamo con la citazione. La citazione è questa, diceva Fellini: per me la vita è una combinazione di magia e pasta. Beh, qua c'è tutto un mondo, devo dire, Luca, Francesco. E poi c'è il cacio con le pere. Esatto, adesso ci arriveremo. No, c'è un mondo legato a quelle che erano una volta le chiacchierate cinematografiche nelle piccole taverne romane, dove si pagava poco e si poteva, come dire, progettare un po' era quello il lavoro del cinema, no? C'è da domandarsi quanti film sono stati scritti da Settimio giovedì quando la signora fa gli gnocchi, no? Che ne pensi, Vittorio? La signora fa sempre gli gnocchi giovedì, questo è sicuro. A Roma è giovedì. Gli gnocchi, cioè nel senso, se questa cosa è talmente rientrata nell'immaginario, no? Giovedì gnocchi, sicuramente è percolato attraverso qualche sceneggiatura che abbiamo letto. Ragazzi, io mi ricordo al cinema, no? Il giovedì nel cestino rosso c'erano gli gnocchi, per cui per me gli gnocchi sono giovedì a Roma. A Napoli no, a Napoli i gnocchi si mangiano la domenica, gli gnocchi alla sorrentina, è un piatto tipico domenicale. O gli gnocchi, o la Vittorio, pasta. Quanta pasta alla checca abbiamo mangiato su quella terrazza? Le fate ignoranti. Ma perché era un film di checche, eravamo 90% checche, per cui... abbiamo mangiato tanta pasta alla checca, era il primo film. Ma tu ti ricordi che cosa ho fatto? Sapevo che si fa finta di mangiare. Tu ti ricordi che... Ogni take io mangiavo questa pasta, e mi riempivano il piatto, e quindi al quarto take io pensavo, basta, è finito, invece no, abbiamo fatto tipo, perché c'è le scene, i pranzi, sono tutte le incrociate, no? Tutte
le infilate si chiamano, e quindi io ero già pieno nel totale, quindi quando arrivai al primo piano io ero già strozzato. Ti ricordi cosa, Luca, ti ricordi io cosa facevo sulle Fabrizio? Cioè, naturalmente il truccatore. Eri il truccatore di Margherita, no? Solo di Margherita, sì. E davo qualche consiglio a Ermanno per il nostro malato. Te eri. Allora, io mi ricordo visto Vittorio, perché Vittorio, secondo me, abita ancora in questa casa tutta bianca. No, infatti, no. È rimasto lì. No. Non abiti più lì? No. Nel frattempo sono diventato a tutti gli effetti romano. Io ho comprato casa a Piazza Vittorio e quindi io ho dovuto fare... abitavi su poco vicino al Colosseo? Bravissimo, via Mecenate, sull'attico. Via Mecenate, in questo attico, e lui ha fatto due cene, durante le riprese delle fasi ignoranti, e da questa terrazza si vedeva tutta Roma. Io pensavo che i romani abitassero tutti così, quando poi mi trasferì da New York a Roma mi accorsi che non era assolutamente così. Che non era sempre così. La terrazza di Vittorio Sodano. Allora, nel frattempo ne approfitto per ricambiare il saluto che è appena arrivato tramite i social, i commenti dei social, ad uno dei nostri più grandi e affezionati partner e sostenitore, che è iGold. Grazie. Eleonora, siamo arrivati ad un momento fatidico, dobbiamo rompere il ghiaccio e far entrare nel ring il nostro Luca Calvani. Luca, ti avverto che basteranno poche mosse della nostra Eleonora per essere messo alle corde. Stiamo attenti. Io ho preparato varie domande, carissimo Luca. Intanto piacere. E niente, adesso però vorrei sovvertire un attimo l'ordine cosmico che mi ero data, partendo forse anche dall'ultima. E questa riguarda una dichiarazione che è uscita in uno dei vari articoli che dico così alla mattina durante la rassegna stampa, e in questa dichiarazione si parlava dei big dello stream. Leonora, scusami se ti interrompo, diamo delle coordinate per i nostri spettatori che volessero seguirti anche durante la rassegna stampa della mattina. Come e dove possono seguirti? Grazie. Allora, domani mattina dalle 7:30 alle 9 su Caffè TV 24, canale 86 e 666 per il Veneto, e dopo ti devo recuperare tutti gli altri perché ci sono delle fasce orari in cui il mio neurone sbatte da una parte all'altra, un po' schizofrenico, e quindi dopo te li metto qua e li leggiamo tutti, perché Piemonte, Lombardia, Friuli, Venezia, Giulia e via discorrendo non me li ricordo tutti. Meravigliose, ne siamo molto orgogliosi. Nel frattempo ricordo al nostro Ciampi di mandare quella famosa foto per la sorpresa di dopo. Grazie. Eleonora, torniamo. Corre un bombo un attimo. Sì. Scusa un attimo perché... Ok, eccomi qua. E quindi, ritornando a noi un attimo. Luca, su questa dichiarazione si parlava, no, di come queste big dello streaming abbiano colonizzato anche la nostra stessa fantasia e anche il nostro modo di apprezzare il cinema e tutti i prodotti in generale dell'entertainment. Tu cosa ne pensi a riguardo? Io credo che io ho vissuto... Io vivevo a New York quando HBO è uscito fuori con il primo Sopranos, che è stata la prima serie veramente di rottura che ha cambiato un po' la televisione. Sopranos e Sex and the City hanno rivoluzionato la televisione in America e hanno alzato l'asticella per la televisione. Luca, e non sono questo... i Sodanos, sono i Sopranos, non sono i Sodanos, Non sono i Sodanos, sono i Sopranos. Però uscirà i Sodanos. Però se immaginate l'idea, non so se conoscete Sopranos, però di raccontare la storia di un boss mafioso che va in depressione e quindi va dalla psicologa, cioè capite, cioè nel senso, per noi la mafia la raccontavamo con il commissario Cattani nella Piovra, e quindi è un ribaltare completamente, ovviamente la storia era condita da tutto quello, quello che poteva essere la storia di mafia, ma in realtà era... si andavano a raccontare storie, perché nelle storie veramente poi tutti, cioè quel tipo di televisione in cui i personaggi vengono sviscerati, non esistono personaggi alla, scusate per mettermi, alla Don Matteo, cioè non ci sono
quelli buoni e quelli cattivi, o quelli, cioè una serie, è l'animo umano è molto più complesso. E quindi credo che Sex and the City e Sopranos abbiano alzato l'asticella per le televisioni americane, e quindi HBO ha portato tutte queste televisioni a dover alzare l'asticella. Credo che da noi sia successo un po' con Sky, con Romanzo Criminale la serie, sia successo con Suburra, e quindi prodotti come Squadra Antimafia nascono perché la TV generalista vuole seguire quel tipo di trend, vuole andare a cercare. È ovvio che è così che si educano, cioè un nostro Mainetti che crea un, lo chiamavano G Grobol, apre nel nostro paese la strada a quel tipo di cinema, e quel tipo di cinema finalmente se ne può parlare. L'ultimo film di Mainetti è stato un'impresa colossale, ha fatto un enorme lavoro di... È ovvio che Mainetti ha girato con, lo chiamavo G Globo, penso per 2 anni, con Santa Maria legato al progetto, e ha dovuto finanziarlo, cioè l'ha dovuto produrre il padre di Mainetti, che è un industriale, tanto che non gli davano credito e seguito. Una cosa che dico sempre, io faccio molti provini negli Stati Uniti, io mi è capitato di fare i provini dove stavo in un'astronave. Ecco, questa cosa in Italia non succede mai, nessuno è mai su un'astronave, nessun attore italiano legge mai qualcosa, un fantasy o un Signore degli Anelli. Noi siamo, di solito siamo chirurghi o avvocati o commercialisti, siamo sempre le cose che abbiamo sognato, che abbiamo cercato di smarcarci facendo gli attori. In Italia in realtà questo è quello che succede, nel senso, cioè, quindi credo che l'inserimento di prodotti di questo tipo e la possibilità che ci sia delle piattaforme che permettano un prodotto come il nostro, che è un prodotto più di nicchia, però di essere visto anche a livello europeo, a livello mondiale, possano veramente aprirci delle porte e creare delle opportunità, perché in Italia si ritorni a fare il cinema di genere. Daniele Gangemi, qui lo so che già annuisce, perché perché lui, che è un amante del cinema di genere, che sta riportando un po' in auge l'horror, il B-movie horror, che fu un po' il rilancio di Dimension, Miramax che ha prodotto, che lo so, i film che hanno vinto l'Oscar come Gosford Park, oppure aiutatemi, quello di Shakespeare in Love, era finanziata dai soldi che facevano Scream, erano e so cosa hai fatto la scorsa estate, che erano prodotti Dimension, che era la B production di Miramax, che era tutta finanziata da questi mega blockbuster di film di genere. E poi se ci riflettiamo è la storia del cinema italiano degli anni d'oro, anche di un già citato Fellini, no? Che non incassava ma veniva prodotto comunque per il suo valore grazie ai film che facevano botteghina e cassetta. Luca, invece hai citato una serie come Sex and the City, noi sappiamo, e non solo noi, anche i nostri spettatori, che tu ne hai fatto parte. Ti va di regalare per appunto i nostri ospiti e i nostri spettatori un aneddoto per chi non ha vissuto come te di persona questa esperienza? Beh, ricordo che ho fatto il provino per Sex and the City, l'ultima puntata della terza serie, e mi dissero, però per questa cosa ti richiamiamo l'anno prossimo. E disse, vabbè, ciao cuore. E invece veramente mi richiamarono, e io ero in Italia, e mi avevano appena cioè ero stato in ballo per fare Paz di De Maria, e ero ancora proprio a Trastevere, ero appena uscito dalla sala. Possiamo chiederti che ruolo ti avevano proposto in Paz? Sarebbe stato divertente vedere Colas. E, insomma, eravamo abbastanza avanti, avevo già lavorato con De Maria, avevo fatto il distretto di polizia, quindi mi conosceva, e invece quella cosa saltò, ma proprio uscì dalla posizione, mi chiamò il mio agente chiedendomi di tornare a New York, quindi il giorno dopo partì per New York. In una bufera di neve arrivai, andai direttamente allo studio, e non potevo andarci in mezzo, dovevi spendere una macchina, io ho tempo a questo provino, pensavo questo provino mi costerà anni e anni di camerierato, perché facevo il cameriere, insomma, però andò bene, e ho vissuto questa esperienza incredibile, che lavorare con Alan Cumming e Sarah Jessica Parker
su una serie che era un po' emblematica a New York, cioè io facendo la prima puntata della quarta serie ero nel promo, cioè quando a aprile cominciò a uscire il promo di Sex and the City, c'era lì e facevo io, no, wearing this, you're wearing this, che c'ero io con queste mutande su una gruccia e tutta New York mi telefonava, cioè c'era ancora la segreteria con... e quindi ricordo personaggi, ricordo che in quel Alan Cumming mi invitò una sera a giocare a Tabù a casa sua dopo le riprese e a casa eravamo io, lui, il suo compagno e Monica Lewinsky, ecco. E quindi a giocare a Tabù, capito, che la serie se mi veniva fuori una carta era bellissima questa esperienza. E quindi ho vissuto questi 6 mesi newyorkesi un po' da VIP, via. Non sapevi che sarebbe stato, ne parleremo dopo con calma, solo l'inizio di una serie di, lo dico con orgoglio, collaborazioni importanti, no? Arriverà poi la Disney, arriverà il film con Jerry. Sicuramente è stato un mi sono divertito, mi sono levato delle soddisfazioni, me le sono levate. Sì. Bene, come si toglierà una soddisfazione Eleonora mettendo anche il nostro Vittorio Sodano sul ring pronto ad incastrare una sua domanda? Ma io a Vittorio voglio bene, Giulio, però c'è scritto, non so se mi hai no, risposto, mi hai risposto con i cuoricini, grazie. Qui creiamo gelosie tra gli ospiti, Eleonora. Guarda, dimmi che domanda vuoi che ti faccia, che io te la faccio. Però c'è proprio mi servi sempre tutto su un piatto d'argento. I soliti incontri truccati. Le preferenze proprio, smodate. Sono come Remida, trasformo l'argento in oro, quindi dimmi tutto. Invece... ecco, è capace. Invece sono cattivo, no, scherzo. Vittorio, ci stavo pensando proprio stamattina. Quindi, cioè, tu immaginati io che mi sveglio e mentre vado a fare la rassegna stampa mi viene in mente così tra una notizia e l'altra e dico: ma Vittorio, che trasforma sempre gli altri, no? Se dovesse invece trasformare se stesso, in chi si trasformerebbe? In Luca Ward, in Luca, no, ma... in Calvani, va? Luca Calvani, voglio diventare Luca Calvani, bello come lui. Sono un vecchietto ormai io, Luca. Ma tu sei bello, lo sai. Se volevo dire sei uguale, sarà il fase del coso. Io mi vedo bello rigato, te invece sei ancora proprio un figurino. Questi sono i segreti di Barbara D'Urso. Esatto. Paro e noi poi usciamo da questo momento, non a caso, a Marcord, con un'altra citazione. Aneddoto legato al maestro Federico Fellini. Allora, questa la dedico anche un po' a Vittorio, perché come sa, io e Vittorio condividiamo questa passione, vabbè, per l'horror. Non ti voglio spaventare, Vittorio, però è una citazione esoterica. Si dice che, insomma, tutti sanno che era un grande appassionato di esoterismo Federico Fellini, e si dice che lui iniziò ad appassionarsene quando Giulietta degli Spiriti. E entrò in contatto con Gustavo Roll, che era uno dei più grandi sensitivi della storia italiana. E lui stipulò un patto con uno sceneggiatore Rai, così per ridere con questo regista e sceneggiatore, tale Lorenzo Stuni. E si promisero che chi dei due fosse morto prima si sarebbe ripresentato dall'altro e gli avrebbe raccontato cosa accadeva nell'aldilà. E in realtà un giorno, a un paio di mesi dalla morte di Fellini, questo in via degli Scipioni si vede entrare Fellini in camera e gli spiega, dice: vedi, dice, io sono andato dall'altra parte, sono venuto per dirti che tu prendi le cose da terra e le fai diventare divine, il mio dono invece era prendere le cose che sognavo e metterle al cinema, però sai che ti dico che abbiamo sbagliato tutti e due, perché dall'altro lato è un'altra cosa. Ora, se sia vero o falso non si saprà mai, però effettivamente rimane sempre il dubbio se la magia del cinema di Fellini è così legata a questa sua grande passione. Esatto, e per chi volesse approfondire l'argomento legato all'esoterismo e a Fellini, consiglio un ottimo libro di Andrea De Carlo dal titolo Yucatan, che racconta proprio, dal punto di vista dello scrittore,
un vero viaggio fatto in nome dell'esoterismo da De Carlo e Fellini. Detto questo, salutiamo un fedelissimo ascoltatore, nonché rinomato imprenditore italiano, che è Luigi Benacchio, che ha appena commentato la nostra pagina Facebook, e andiamo da Ciampi, perché in puro stile Barbara D'Urso o altri programmi simili, ha preparato una carambata per il nostro Luca Calvani. Quindi mi appello ai potenti mezzi della regia per vedere, attendiamo un attimo che si... Ma Luca, che è successo? Infatti Luca... E Luca si è emozionato probabilmente, ed è sparito dalla diretta. Allora io mi sono permesso di mandare questa foto, perché bene o male Luca... È tornato Luca, si parla proprio di te, anzi di voi, perché il nostro Ciampi ti vuole rubare una lacrimuccia. Correva l'anno 1991, mi dicono. 1991. Ce vai, raccontala te, dai. Questo è voi non ci crederete, ma mi sto emozionando anch'io, che sono, non ero presente al totale oscuro dell'aneddoto, ma qualcosa di questa foto già parla. Anzi, chissà se è possibile pure ingrandirla un po'. Allora, in questo caso, diciamo, io e Francesco, lui fa il principe azzurro, io il ghillo parlante. Capito? Capito? Io sono il principe azzurro. Quello bello dovevo essere io. La nostra scuola, una rivista molto seguita, una tradizione, insomma, da tanti anni. Questa penso che fosse la 43esima rivista, vero? La prima è stata fatta nel 47. Quindi, insomma, e poi è stata fatta per tanti anni, tutti gli anni, poi sono stati anni fatti, però insomma in questo caso era tutta fatta sketch con la Subre, tutti i ragazzi che si mettono insieme, studiano il copione, ci sono, e me ne messo questa rivista e me ne fatto 2 settimane di repliche al Metastasio, che è un teatro, anche teatro stabile di Toscana, quindi, e tutta Prato viene a vederci, e Francesco era la star di questa cosa, perché Francesco avendo fatto il Buzzi, lui era un ex allievo, però lui aveva già fatto Gabriele Utompreso, dove era, che era la storia di Annunzio, dove lui era il protagonista, quindi lui era fondamentalmente, io facevo 3 cavolate, però in questo caso no, eri giovane, eri più giovane, ero più giovane, quindi facevano cose più piccole, in questo caso faceva il ghillo parlante e cercava di convincere questo principe a non baciare questa improbabile principessa, che era interpretata da Illini, che è un signore cicciottello, un bello rubizzo, un bello paffuto, e quindi l'idea era che Ciampi arrivava, Francesca arrivava, capito, in questo bosco dove c'era questo, capito, questo catafalco, e c'era questa principessa bruttina forte, e ovviamente aveva ripensamenti e comparivano varie creature del mondo delle favole, tra cui anche il ghillo parlante, che te sai ancora di memoria, che dicevo che era la coscienza, cioè non si possono svegliare. Lui ha dato la battuta, dice: caro principe, ci vuole pazienza, non si possono svegliare le principesse così, senza un minimo di pianificazione, ti ricordi? Perché lei un giorno potrebbe rinfacciarti che non si è sentita realizzata, una cosa del genere, ecco, una cosa un po' mitù sarebbe stato in questo momento, anche molto attuale come argomento. Ma questa cosa qui, ma questa cosa qui è perché, per farvi dire che noi siamo stati molto fortunati, perché te pensa, nella nostra città avevamo un gruppo teatrale che tra l'altro era dentro la nostra scuola e partiva tutto dalla goliardia, dal prendersi in giro, il che vuol dire buttarsi su un palco e affrontare le persone senza nessuna paura. Poi ora Luca nel 91, e soprattutto con un pubblico che ci aspettava, capito, si è visto un bel mondo, perché effettivamente si è visto un bel mondo, perché io sono uscito a 16 anni vestito, vedete, facevo la, che poi facevamo anche i travestimenti, io facevo la segretaria, diciamo, succinta, la seconda anno l'ho fatta e facevo questa segretaria molto sopra le righe, va bene, con questa gonna, un tacco, cosa, e quando uscivo fuori, oramai lo sapevo, c'era il mio pubblico, veniva giù il teatro, il Metastasio era un teatro
è un teatro stile, in teatro di stile, cioè un barocco veramente, con il loggione, i palchi, e, cioè, e quindi sentire... Chissà se la regia riesce a trovare una foto di questo teatro per renderci teatro, partecipi. Teatro Metastasio, Teatro Metastasio di Prato, forse show, cioè, anche. Bisogna capire anche quello che fa, cioè nel senso io, cioè, mio fratello ha studiato teatro, un bravissimo regista, attore, drammaturgo, che ha studiato teatro alla Limonaia, lui ha fatto un'altra scuola, ha studiato il teatro alla Limonaia, ha fatto magari uno spettacolo al Fabricone, però la sensazione del boato del Metastasio a 16 anni, cioè, sì. Io ce l'ho ancora, la ricordo bene, ecco, sentire urlare il proprio nome quando uscivi fuori, e a 16 la anni ragazzi, come attaccarsi. La cosa straordinaria poi era un'altra anche, che dopo aver fatto questa rivista, praticamente uscivi in strada e per Prato eri paragonato a Robert De Niro, perché te veramente, cioè, giravi per la città e eri Robert De Niro, cioè, e te questo era fatto tutto. Ora io ero Robert De Niro, te sei Robert De Niro, Ciampi, perché te no, eri... no, vabbè, te, no, te, vabbè, te, ma... cantavi, tu ballavi, te, insomma, comunque in realtà la cosa bella era una cosa molto ben recepita, con un grande abbraccio da parte della città, e secondo me terreno fertilissimo per innamorarsi di questo mestiere. Esatto, esatto. Questo ti volevamo dire, Daniele. Bene, esatto, sono felice. Esatto. Facciamo Daniele, un volo. Prego, Francesco. No, va bene. Eccolo qua. Questo è il Teatro Metastasio. Bellissimo. Questo è il Teatro Metastasio. Che meraviglia immaginarvi i sedicenni o giù di lì a godervi il calore e l'applauso del pubblico. Facciamo un volo pindarico, come piace a noi, e passiamo. Vittorio, abbiamo sentito l'emozione di Luca e Francesco di sentire gli applausi e soprattutto chiamare il loro nome dal pubblico di un teatro come quello che abbiamo appena visto. Com'è stato per te invece, appena 27enne, sentire il tuo nome pronunciato dall'Academy? Ti stai sbagliando, non era 27 ma 32. 32, vabbè, 32. Ti ho fatto un po' più giovane. Uno dei nominati Oscar, vabbè, italiano sicuro, ma nel mondo credo. A 32 anni ho avuto la nomination dell'Apocalitto. È stato molto emozionante, molto, molto emozionante. Ma tutto è stato emozionante, l'idea, il momento, la limousine, arrivare in mezzo a tutti quei divi e pensare di essere fuori luogo, e poi camminare sul red carpet e sentirmi chiamare proprio per fare le foto, perché questi, cioè, i fotografi lì, nel momento in cui tu sei nominato, vanno subito a scoprire chi sei, vogliono sapere vita, morte e miracoli, vero Annalisa? Eleonora, scusami, vero? Voi siete così, dovete sapere le spie. No, dovete sapere tutto, quindi dovete dare un volto a un nome, è una storia. Quindi, cioè, io televisione americana, televisione inglese, televisione italiana, i giornalisti italiani che erano lì la notte degli Oscar, quindi mi sento chiamare per fare le foto, e io, cioè, vicino a me c'era Meryl Streep, ho detto no, io non sono un divo, io non sono star, lei è star, per cui volevo solo entrare dentro, prendere posto e cominciare la serata. Il gioco, perché è un grande gioco, il gioco d'azzardo, io lo chiamo, dove si vince o si perde. Io ho perso, però alla fine ho vinto, perché comunque uscendo grandi registi, grandi nomi, grandi attori mi fermavano e dicevano "The Oscar is yours". Dicevo "Oscar era mio". Alla terza persona mi ha bloccato dicendomi la stessa frase. Io ho messo lo spottato e dire "Sì, vabbè, però l'ha preso quell'altro". Comunque è molto emozionante, molto. Si parla di storia anche stasera qui al The Movie Business Live Show Special Edition, e lo sappiamo, a noi piacciono molto, anzi tantissimo, le storie, così come gli aneddoti della nostra regista. Caterina, sentiamo cosa hai preparato per noi. Allora, in realtà è una frase sempre di Fellini, perché c'è una cosa che va detta, cioè che sia Francesco che Luca sono anche due sceneggiatori molto bravi. Quindi la frase è di Fellini, e vediamo se siete d'accordo con me. Fellini dice: sono i soldi che a me fanno venire le idee. Magari.
No, va bene. Cioè, e quindi idee per quest'anno non ce n'è. Detto questo, esatto, Eleonora. No, idee ci sono sempre. Prego, Luca. Le idee ci sono sempre. Cioè, io ho scritto due soggetti anche in queste due settimane, ho scritto due soggetti, cioè io continuo a scriverli, quando mi vengono me l'appunto. Certo. Credo che quello che è successo con Cascio sia eccezionale, perché era la voglia mia e di Francesco di creare una sorta di movimento in un panorama un po' stagnante, che era quello del cinema, perdonatemi, di genere toscano, perché la toscanità ci ha regalato tutta una serie di artisti che hanno fatto, da Panariello, Peraccioni per primo, Peraccioni, Panariello, Nuti, Benvenuti, però si era un po' fermata, cioè si era fermata questa generazione più grande di noi, e non c'era stato mai un passaggio di testimone. Che mi sento di dire, di imputare anche sinceramente a loro, perché io non mi sono mai sentito chiamare, cioè non ho mai percepito che a loro gli interessasse crescere una factory. Ma perché il nostro cinema è molto incentrato sulle persone, no? Per cui non esiste un'industria in cui da noi dove sono gli sceneggiatori e poi sono i registi, no, da noi tutti i registi devono essere anche sceneggiatori, invece no, magari penso di essere molto bravo a scrivere e a girare un film, non lo so, io perlomeno l'ho dovuto imparare un po', cioè, ovviamente ci sono persone che hanno studiato certo sperimentale hanno studiato regia, hanno conoscono più, io sarei più un autore che un regista. Questa cosa manca un po' in Italia, secondo me anche, no? Gli sceneggiatori di mestiere sono pochi, i registi di mestiere sono pochi. La maggior parte delle persone si è richiesto un po' di fare un po' tutto. Le idee vengono. Ma secondo me... Perché non mi sono venute le idee a voi in questo periodo? Scusate, Barney, certo. Barney in casa non hanno fatto venire in mente niente? Certo, a Caterina sì. Ti hanno fatto venire in mente due, anche a te Daniele, sono te anche tre. No, ma la mia era una battuta, se c'era il collegamento soldi-idee... periodo no, i soldi zero idea, ma guarda, gioco di parole. Allora, invece perdonatemi, ma la nostra Eleonora stasera, anzi stanotte, come Cenerentola ci abbandonerà alla mezzanotte, quindi io lascerei questi ultimi minuti ad una sua raffica di domande con le quali sono sicuro che vi stenderà. Vai. Una domanda per te, Luca. Mi ha sentito? Sono pronto. Ah, ok, no, perché non avevo avvertito cenni, ho detto se n'è andato perché non mi vuole sentire. Vai, para. Ok, allora, dato che te, no, hai questo background che mi sono permessa di definire dal multiforme ingegno, no, usando questo epiteto formulare alla Omero, no? Tutti quei libri dietro. Ma scusa, non ci stava qua. Secondo me qua ci stava più una pernacchia. Daniele, mettimi la pernacchia. No. Questo qua mi sembra più i corvi. No, non mi piace. Se tu vuoi la foglia, la pernacchia, La foglia? Voglio la pernacchia d'autore, però, Proprio. Adesso qua ci sta l'hashtag. Una cosa del genere, va bene. La domanda che ti volevo appunto porre, Luca, è: ma secondo te il cinema ha ancora questo potere rivoluzionario, visto che anche a quello che tu accennavi prima? Non so, bisogna vedere se, cioè, credo che il cinema sicuramente abbia la possibilità di cambiare, di creare, di fare massa critica. Come tutti i grandi eventi letterari, cinematografici, possono spostare un'opinione e far riflettere, e sicuramente niente come stare fermo, dedicare due ore in una stanza al buio e avere un'esperienza molto personale ma allo stesso tempo comune
con la persona che sta a sedere accanto può regalarti quel tipo di conoscenza, consapevolezza. Io mi ricordo che andavo a Venezia a vedere i festival e vedevo, cercavo di vedere più film al giorno, perché era, mi piaceva questa idea di entrare per due ore in punta di piedi nella vita di un altro. Il cinema ti dà questo lusso, e quindi di conoscere paesi lontani, tradizioni, che credo che veramente il potere ce l'abbia ancora tanto. Certo, non bisogna abusarlo raccontando storie che forse non hanno senso, cioè, tutte le storie vanno raccontate, però credo che bisogna pensare più a raccontare una parte di noi stessi che vogliamo condividere, piuttosto che pensare sempre a cos'è che piacerà al pubblico, no? Perché molto spesso l'autenticità è quella che vince, no? Questa è una mia. Cioè, in Italia mi sembra molto spesso si sta attenti a fare il film, deve essere per forza sociale, il film deve essere per forza la morale, una serie di cose, e magari non è necessariamente, cioè nel senso, gli spagnoli ci hanno insegnato che si può raccontare la storia di rapinatori in una casa di carta e tenere tutti un paese, un mondo intero e chiudato alla televisione a guardarlo, quindi perché no? Sì. Io avrei anche un'altra domanda, Daniele. Beh, siamo a tua, come dire, ci pieghiamo al da parte Eleonora, veramente dedichiamo questo tempo che rimane per salutare, per la raffica di domanda, sia per te Luca che anche per Francesco, no? Dato che è una cosa che anch'io ho notato facendo dei servizi di approfondimento, adesso c'è una attenzione maggiore, no? Per il territorio, per appunto questo legame, no, che si è riscoperto. E se io vi dico cinema e territorio con un hashtag che è manifatture digitali cinema. Questa cosa perché adesso più che mai ci siamo resi conto di quanto la tecnologia possa rappresentare un plus, no? Un plus proprio di emancipazione, usiamo pure questo termine, no? Qual è, secondo voi, sulla base della vostra propria esperienza, la chiave di svolta perché ci sia veramente una maggiore consapevolezza di quanto la tecnologia possa essere fondamentale per fare questo tradunion e rendere anche più piacevole non solo l'aspetto quello più cinematografico, ma anche proprio di racconto di un territorio? Chi risponde? Te, Francesco. Allora, manifatture digitali cinema, te hai fatto un nome che praticamente non lo so se hai approfondito che cosa sono le manifatture digitali cinema. Ho approfondito, per questo te lo chiedo, sì. Allora, manifatture digitali cinema nasce dalla base del cinema, cioè parte da creare un punto dove fare crescere il territorio, cioè in vari aspetti, nell'aspetto di ospitalità di produzioni che possono venire a valorizzare facendo le riprese, diciamo, nel proprio territorio. Poi nasce per valorizzare il know-how del territorio, e manifatture digitali cinema, se sei andata a cercare, la prima manifattura digitale è nata a Prato, con la declinazione che è del territorio, cioè quella del tessile. Infatti dentro abbiamo il laboratori di costumi, che fa un esempio, sono stati fatti le fiction dei Medici della Lux Vide, quella di Leonardo da Vinci, poi ha collaborato con tante produzioni, e ora sono tante e come realtà è veramente nuova, cioè è nata 3 anni fa, all'interno ci sono nelle sezioni, come hai detto te, tecnologia, anche uno spazio addirittura che accoglie le produzioni di animazione. In questo momento, per esempio, c'è la nuova produzione di Enzo Dalò, nuovo film, nuovo cartoon di Enzo Dalò, che sta portando avanti. E questo, appunto, è parecchio, coinvolge molto la tecnologia, perché è una grande coproduzione internazionale. Parecchio? Parecchio. No, perché siamo toscani. Io parlo come del territorio. Parecchio. Questo è parecchio. No,
No, ti dico come lei. Io ho curato, io ti dico, io sono stato a valorizzare il territorio e cerco di valorizzare il territorio partendo da una cosa molto semplice. Fa un esempio, ma per quanto mi riguarda, è una cosa probabilmente personale e che magari è una mia debolezza, ma non lo so. Praticamente se io vado più di un mese a Roma, in pratica inizio a parlare romano e perdo la mia, diciamo, come si può dire, natura, la mia origine, cosa che non voglio perdere. E se no mi perdo il discorso, non dico più parecchio, capito? E devo dirlo io parecchio. Perché? Perché l'attore a me mi può andare bene alla Favino che interpreta dai francese ai romano, ai toscano, ai napoletano, all'inglese, all'americano, e magari ora gli faranno fare anche un africano, non c'è problema. E lo farà anche bene, perché magari è un grande attore e può fare quelle cose lì. Però non sopporto quando a un romano gli viene fatto fare un toscano che è il proprio... Che non è proprio toscano per niente, perché non sopporterei un toscano che fa un romano per niente. Perciò, o sei un grande attore e lo fai. Scusami, io adesso mi metterai. No, ma io. Allora, io credo che sia. Cioè, il mondo è pieno di attori inglesi che fanno gli australiani, che fanno. Certo. Cioè, nel senso, sì, ma questa è un'altra cosa. Nel senso che noi. Bisogna trovare, cioè, nel senso, Argentina ha fatto il pugliese, ora noi siamo certo. Forse un po', io credo che ci sia posto al mondo per il talento di esprimersi su un buon orecchio e riesce a fare le certe cose. Ma te l'ho detto, bisogna essere bravi attori. Ti voglio dire, io credo che ci sono tante agenzie governative, regionali, territoriali che lavorano nel mondo del cinema, le varie film commission, quello e quell'altro. Certo. Quello che Mediateca Toscana e Toscana Film Commission ha fatto con Manifatture Digitali è che ha voluto dare un luogo e dedicare un luogo agli aiuti, agli sforzi che di solito magari non hanno un luogo, non hanno una casa. Esatto. Del cinema. Esatto. E quindi trovare su Prato che, essendo una città che dal tessile ha ereditato tantissimi spazi grandi dove si possono creare teatri di posa, studi, soprattutto un grandissimo know-how a livello di confezione, tessuto, e sempre Prato con i suoi soldi ha sempre avuto anche un grande, tantissimo mecenatismo per l'arte, ricordo Museo Pecci, Galleria Farsetti, ricordo tanti tipi di mecenatismo che Prato ha fatto per supportare la cultura. Teatro Fabricone, cioè Strehler, il teatro l'ha aperto a Prato, eppure, nel senso, quindi c'è una storia in cui Prato su questo tipo di avant-garde investe. E quindi credo che abbia fatto un bellissimo lavoro di Manifatture Digitali Cinema. Noi abbiamo avuto l'opportunità di... Io, per esempio, ho avuto la fortuna di avere come mia costumista Joanna Johnston, che è la costumista di Spielberg e di Zemeckis, cioè nel senso noi leggevamo il suo curriculum come le litanie la sera a letto, perché ha fatto il primo film che ha fatto era Il colore di oro. Ha fatto Il colore di oro, ha fatto Forrest Gump, ha fatto, che ne so, tutti quelli del mezzo li ha fatti. Io l'ho conosciuta su Menfo Manco, l'ho raccontato il mio progetto e lei è venuta da noi, è stato un orgoglio per me aprire, grazie a Mediateca Toscana, accoglierla. Pronto? Non senti più. Luca, ti sei perso. Bene, nel frattempo il commento è che Eleonora, come immaginavamo, è riuscita a far scorrere del sangue su questo ring e il colpo finale lo daremo a Vittorio prima di salutarci. Eleonora, che ne pensi? Beh, a parte che mi sa che non me ne vado mi faccio l'after e basta, e quindi domani vado dritta in diretta con voi e parlare di cinema, quindi basta, ho deciso, quindi domani se dico strafalcioni e dico invece che Draghi un'altra roba, non importa, andrò a finire sui Nuovi Mostri o su qualcosa del genere.
Vabbè, insomma, e no, niente, invece sulla risposta appunto di Francesco ti ho fatto, e di Luca ti ho fatto questa domanda, perché è un aspetto che è, lo trovo veramente rivoluzionario sinceramente, e le persone, se non gli addetti ai lavori, non conoscono queste realtà, no? E dato che mi occupo anche di tecnologia, di digitalizzazione, di quanto sia importante, no, coadiuvare, fare delle mimesi, anzi degli ibridi di risonanza tra il prodotto culturale e quello tecnologico, trovo veramente un plus formidabile queste nicchie rivoluzionarie, no, che fanno sì che le eccellenze possano raccontare di sé senza scomparire, perché ovviamente adesso ci siamo americanizzati, diciamo, usiamola così, in negativo, e le eccellenze restano sempre troppo di nicchia. Invece questa cosa la trovavo molto interessante e ne volevo parlarne con appunto due toscani doc che ci fanno conoscere nel mondo. Tutto qui, ecco. Grazie. Allora, Luca, raccontagli l'aneddoto quando andassi da Giovanna, che mi dovevo tagliare i capelli, che disse un centimetrino, questo è fantastico. Allora, questa vittoria, secondo me, vittoria, questa cosa la prezza. Allora, siamo a fare il first look, cioè io sono in produzione, che sto lavorando con lista e quadra sulle cose, intanto gli attori vengono, fanno i fitting e la costumista mi chiama a vedere. A un certo punto viene lei un po', diciamo, dice scusami, devo studiare questa cosa perché c'ho di là, come riesco? Allora, io gli ho e intanto arriva Francesco con la mantellina, la parrucchiere, arriva, no? E fa tutto un discorso. No, perché gli ho detto, perché sono Francesco non parla inglese, Giovanna non parla italiano. E quindi Giovanna mi dice, io sto lì che ascolto Giovanna e fa, no, gli ho detto che lui, diciamo, può, noi tagliamo un centimetro per volta, e te lo facciamo vedere, la tagliamo un po' e poi ti chiamiamo. Con Steven si fa così. E lui, mentre Ciampi capisce, cioè parla, a un certo punto si ferma e dice, ma Steven chi? Poi tu torna di là e sta zitto. Fatti fare che te la fa. Bello, sì. Ah, io prendo nota. Bene. Caterina, quale sarà l'aneddoto, la citazione collegata? Siamo tutti a prendere le classi. Sono in albergo, non voglio che mi vengano a bussare perché sto chiacchierando. Allora, io in realtà avevo preparato, sì, su oggi non so perché il tema, ecco, che mi hanno ispirato i nostri due ospiti e Fellini, e sicuramente dico chi più visionario di Fellini. E in realtà una cosa che mi ha fatto molto riflettere proprio a proposito di cinema americano e di cinema italiano, proprio per Luca, che comunque è una star internazionale, è divertente pensare che quando Fellini prese l'Oscar alla carriera, proprio poco prima di morire, tornò a Roma, e i romani orgogliosissimi, quindi lo andarono, come dire, sapendo che sarebbe passato alla Piazza del Popolo, dove c'era un bar che lui frequentava sempre, lo aspettarono fuori, e i tassisti invece di complimentarsi dissero: Federì, siamo troppo forti. Quindi l'orgoglio era tutto dei romani. Quindi io credo, ecco, che voi portiate avanti un messaggio che non sia solo quello del cinema, ma è del cinema toscano, quindi l'identità soprattutto. Ed italiano. Vittorio, chi ha gioito con te per le due nomination agli Oscar? Il microfono. Ho detto, spero gli italiani, ma non lo so. Di chi hai sentito l'affetto e il calore maggiore in quei due episodi? Italiani, colleghi, chi mi conosce. Sai, chi mi conosce sa che il cinema è la mia vita. Io vivo per questo lavoro, vivo in una maniera un po' da ombra, però, lo sapete, io non è che appaio troppo, non lo so fare, non godo molto di prosopopea personale.
Quindi sì, i miei allievi sono orgogliosi di me, sono sempre stati orgogliosi di me. La cosa certa è che la notte degli Oscar, tutte e due, so che chi mi voleva bene è rimasto tutta la notte a vedere i risultati. Esatto. Io ho detto, chiamavate, lo dicevo prima, perché intanto già li so. Non è che li so, io mi aspetto, sono un po' vagente. Sapevo già tutto. Però... Cosa? Brivido. Perché? Ma non si vede il brivido? No, quando stai raccontando questo, come lo racconti? Cioè, la semplicità con cui, cioè, le parole, cioè, vedi, io dicevo la capacità nominante, la capacità di scegliere le parole giuste per raccontare, e questa ce l'ha Vittorio, cioè, quindi basta, ok, continua perché è musica. No, che musica. Io mi sento dislessico quando parlo, non lo so. No, per niente. Non lo so, è come se... No, boh. Do aria alla bocca. Non so se sono pensate o è il cuore che parla, non lo so. Non ho mai capito questo. Una cosa certa, sono un timidone, Luca mi ha visto, io pure sul set, stavo sempre un po' in disparte, cercavo di fare il mio lavoro, stavo sempre con Pasquale Mari che mi chiamava per dei problemi per Margherita, te lo ricordi, no? Anche perché in quel periodo Margherita era incinta, quindi io mi ciucciavo Margherita al trucco nel suo camper, in preda alle sue follie fisiche, che proprio perché diceva, c'ho l'alieno, toglimi l'alieno. L'alieno in che senso? Toglimelo, cioè io, come te lo faccio a togliere? Che devo fare? No, non va bene. Che cos'è? Margherita si è incinta. Lei non lo doveva dire a Fertram, quindi mi diceva non dirlo. Ho detto no, io non dico niente. Per cui è stato un film un po' strano quello per me. Francesco, belli aneddoti. Bello. Nel nostro amato mondo del cinema, devo dire che ho sempre subito il fascino dei cosiddetti caratteristi. Tu ti senti un po' un caratterista o... Io sono nato caratterista. Sono nato caratterista, nel senso io quando facevo diciamo così, all'inizio, diciamo, negli anni 90, ho fatto qualche piccola parte nei film della Cecchi Gori, quando esisteva Cecchi Gori. In pratica mi chiamavano per dire tanto lui non c'è problema, si veste da prete fa il prete, si veste da carabiniere fa il carabiniere, e è lì che diciamo così, sono partito da caratterista. Poi che caratterista, vabbè, secondo me se si parte da fare il caratterista, dopo impari a essere di servizio al film, perciò impari a ascoltare, a capire, a studiare i personaggi, a dire e a capire quello che stai andando a fare, perché è una cosa, secondo me, bella, anche se all'inizio, io dico sempre, sono ruoli che alla fine il caratterista fa un ruolo che è un ruolo starnuto, cioè che vuol dire che se per caso uno fa lo starnuto mentre fai la tua parte, non ti ha visto nel film. Comunque va bene così. E a volte è veramente più efficace, no? Un'apparizione più breve di come dire, questo sì, di un ruolo, questo sì. Rimane questo proprio sì. Nella memoria dello spettatore, nella storia del cinema, potremmo fare veramente tantissimi esempi. Faccio una cosa. Ora me ne ero accorto prima, poi ovviamente ognuno doveva parlare, ma Eleonora, la sciacca che si è messa, se l'è messa per farci un regalo a me e a Luca, che è un piedi pool gigantesco, ricorda il tessuto pratese? Ovviamente con questo magari è stampato e non lo so bene, però il disegno ricorda molto il tessuto pratese, e ti si ringrazia. C'était un hommage, pour le dire en français. Merci. E mentre abbiamo perso per un attimo Luca dalla nostra inquadratura, Francesco, mi chiedevo, ma sarebbe, io la butto lì, possibile raccontare ai nostri spettatori un certo aneddoto, tu riflettici poi con calma, legato a dei famosi ceffoni cinematografici? Vabbè. Questo è stato, si potrebbe anche raccontare. Allora, questo è stato, diciamo,
un film che a 15 anni fa tirai su una produzione fatta da imprenditori pratesi e che appunto coinvolse questi imprenditori pratesi, e per coinvolgere questi imprenditori pratesi e per convincerli a tirare fuori i soldi, diciamo, scrissi insieme a un grande sceneggiatore, che tra l'altro autore di Puppa a Pera di Francesco Nuti, Rodolfo Betti, e a Marco Limberti, che poi fece la regia, scrissi questo film dal titolo Cenci in Cina, che sembra uno scioglilingua, in realtà è Cenci in Cina, perché era raccontare piano piano l'invasione dei cinesi, della comunità cinese, nella città di Prato a quel tempo, cioè nel 2007-2008. In questo film qui c'è una, diciamo così, una partecipazione di un attore toscano, diciamo il più toscano di tutti, Massimo Ceccherini, che in realtà quella scena lì non è che fosse esattamente in quella maniera, cioè la mattina stessa che si doveva fare quella scena, lui prese il regista e disse: senti, io però bisogna fare una cosa, io sono conosciuto come il Ciampino lì nell'ambiente, diciamo, attori toscani, disse, io devo fare una cosa, devo fare una scena dove voglio tirare degli schiaffi al Ciampino. E gli dissi: ma per quale motivo? Cioè, no, è perché mi va così. Per l'appunto, la storia era abbastanza facile introdurre gli schiaffi, perché era una questione che era la storia di due soci, Giachetti e Pelagatti, ero molto attaccato al lavoro e, tra virgolette, un po' tirchio, mentre il mio socio era lo spendaccione e il commerciale, diciamo. Sicché era molto semplice dare addosso al mio personaggio. Allora inventarono questa storia che lui si permise di iniziare a tirarmi gli schiaffi in questa scena. Il problema è che, cioè, mi capisci, è il carrello di destra, il carrello di sinistra, i primi piani, è totale, è questo e quell'altro. Arrivai alla fine, contarono gli schiaffi e ne avevo presi 72. Sicché, cioè, non fu una gran passeggiata. Comunque, alla fine, se si è andato a vedere, la scena è molto divertente e è riuscita. Diciamo, è riuscita. Uno degli aspetti sul quale non ti sei soffermato, se ricordo bene, è che non erano proprio schiaffi cinematografici. Esatto. No, tra l'altro, io penso verso il cinquantesimo mi dette uno schiaffo e mi tagliò un orecchio, però non ero a favore macchina, era l'orecchio opposto, no? Perciò mi tagliò un orecchio, e sì che lui si rese conto di avermi fatto male e si pentì di questa cosa, no? E fui io a dirgli: ascoltami, io fo l'attore, la scena l'hai voluta fare così, ora finisci di darmi gli schiaffi. E si continuò. Eroico Ciampi, anzi Ciampino. Vorrei farti notare che io non ti ho fatto neanche un schiaffo in questo film, Ciampi. No, infatti. No, comunque si è fatto una bella litigata. E a proposito di questo, fare l'onore, grazie. Siamo tirati tanta roba dietro. Rimasta, e siamo arrivati ad un momento fatidico e tanto atteso dai nostri spettatori. Se ti dico il cacio con le pere, cosa mi rispondi, Eleonora? Allora, lo vuoi cinematografico o lo vuoi su? Allora, intanto ti dico, perché io sono anche una buona forchetta. Esatto. A me il cacio con le pere mi garba veramente. Esatto. Bravo. Quindi già un'ottima scelta culinaria, diciamo. Partiamo da questo. Già come lì. Detto, no? Al contadino non far sapere. Come buono, buono formaggio con le pere, esatto. Il cacio con le pere. Bene. Eleonora, no, invece, sempre su questo aspetto, io volevo chiedere sia a Luca che al nostro mitico Francesco, da dove nasce questo titolo, cioè questo titolo proprio così particolare, no? Vai, Luca, dillo te, dai. Il titolo ha coordinato? Eh sì. Ma il titolo veramente... Mi sembra, ma il titolo se tu volo, sia... No, allora, il titolo è di Nello. Il titolo è di Nello. Però sì. Nasce, lo sai perché? Nasce
raccontando una cosa. Come ci siamo arrivati? No, altro Dio, io come ci siamo arrivati? Cioè, come Raschi, questa maniera, Raschi sulla buccia di banana più che sui cani. Allora, in pratica, guardate, colpo di scena, buccia di banana. No, fermo. No, abbiamo sentito bene, ragazzi, è stanco. L'autore è Nello. No. Se no, Internos la cambieremo e diventerà qualcosa di più figo, tipo Ero, no. Capito, sui molo di Porto Venere, mi è saltato una lasca in faccia, no. Mi sono ripreso e ho detto, chi si fa questo pesce, ma voglio un po' di cazzo le pere. Mi piace questa versione, ti piace molto. Io sono curioso di sapere, come credo anche i nostri spettatori e gli ospiti presenti, ma chi è Nello soprattutto? No, Nello, attenzione, Nello è allora. Quello ha scritto noi, il soggetto, uno dei primi, con lui il soggetto. Nello, che quando siamo arrivati a scrivere il film era impegnato. Lavorava, insegnava sceneggiatura a un'accademia di Lucca e quindi noi abbiamo deciso di scriverlo noi. Che bravo. Però è molto semplice, il cacio delle pere. Allora, è la storia di due fratelli completamente diversi. E ma perciò... questa la so anch'io, devi raccontare. La cosa è questa. I fratelli sono diversi e quindi no, ma scusa, ma il cacio alle pere è per questo. Racconta il cacio alle pere. La gente se lo immagina. Non se lo immagina. Cosa di Nello? Voglio sentire proprio chi l'ha inventato Nello. Nello non è Nello. È una sera e disse due cose completamente diverse, però messe insieme funzionano. Che cosa sono? E fu detto il cacio alle pere. Fine, è questo. È questa la storia. È la mia simbolo di Porto Venere, si sa che però poi. Va bene. E c'ho quattro, testimoni che testimoneranno. Allora, alla risposta, scusami Luca, se io ti dico chi è il cacio e chi è la pera, te cosa dici? Il cacio. Ora, il cacio lo farò io. Dico sempre, è questa la cosa. Perfetto, vai. E io faccio la banana. Insomma, la banana falla fare a noi. Vittorio, la banana, so che tu sei anche... si chiamava, e non ho, se il film si chiamava Banana e Lampone, lo posso capire, ma il film si chiama Acio e Pere, la banana. Vabbè, però si conclude sempre con la puzza. Dai, potremmo fare però il film, noi, io e te, Ciampi, si fa tutto, cose si fa, pasta e fagioli. Pasta e fagioli, banana e lampone, capito? Il cavolo a merenda è il prossimo film. Si avrà il cavolo a merenda. Cavolo a merenda. Ma qua in Veneto, adesso vi stavo per dire una cosa terribile, ma vabbè, ma la fascia oraria ci sta. In Veneto che c'è invece Poenta e Osei. Ma lo fanno i vicentini, lo fanno loro. Lo fanno. Io però sono curioso di sentire il punto di vista da chef, perché sappiamo che Sodano è anche un bravissimo chef, mi manda sempre le foto di queste cacio e pepe che prepara in questa cucina romana e sono invidiosissime, prima o poi vorrei assaggiarne una. Vittorio, cacio con le pere, un abbinamento cinematografico e culinario, dici da chef il tuo punto di vista. Ma io sono un pomodoro. Il pomodoro nelle tue pietanze. Oppure no, mi piacciono anche le creme, però le creme mi stufano, il pomodoro invece è la natura, mi piace di più. Allora la sua cosa, allora praticamente la pappa col pomodoro. Quella è benissima, la pappa col pomodoro è fantastico. Toscana. Cioè, Luca, ti ricordi nelle mie cene cucinavo io, Luca. E si perde ogni tanto. Non mi torna, scusa, pomodoraro, ha detto che sei un pomodoraro che vedi, allora, pappa al pomodoro, il prossimo film si chiama se ti ricordi bene le mie cene, ero io il cuoco per una ventina di voi, che poi Ferza portava tutta la cricca, cioè mi diceva posso venire con qualcuno, ho detto certo Ferza, e veniva con tutta la truppa. Per fortuna c'era sempre tutto. Poi quando era organizzata vi ritrovavate anche i camerieri filippini che vi toglievano i bicchieri, era sempre tutto molto organizzato bene. All'epoca c'avevo il mio compagno Antonio.
dimmi. Cene di altissimo livello, dicevo. Altissimo livello, certo, non sono uno chef della Nouvelle Cuisine, al contrario. Facevo roba greca. No, stava benissimo da te, dai, Vittorio. Anzi, guarda, adesso, ora ti tocca di invitarmi. Tanto devo venire a fare la posta. Sono a casa, ora vivo in un locale a Casa Albertone, però mo conoscerà bene Daniele e Caterina, saranno i primi amici siciliani a far parte. Vediamo l'ora. Vittorio, adesso mi sento esclusa, adesso mi arrabbio. Se sei a Roma, vieni pure tu. Ma io faccio una corrieretta da Padova, veniamo tutti giù. Perfetto, fine settimana romano per tutti, aspettiamo anche il Calvani e il Ciampi. Caterina, io vengo. Non ci deludere, ma è una promessa, non ci deludere, vogliamo un aneddoto o una citazione in tema, non dico culinario, ma quasi. Culinario, quella è una parola. Ah, hai capito, culinario in che senso? Senti, vedo pure Luca sta sbadigliando, io devo andare a dormire. Ma io devo capire, io non, cioè, nel senso, non riesco mai ad andare oltre le 10:15, quindi per me stasera ovviamente sto pensando di mettermi un secchio qui accanto. Però ti sei dimenticato le notti, tesoro, ti sei dimenticato le notti passavamo sul terrazzo delle fate, là facevamo notti sempre di notte, lavoravamo, non ho mai capito perché. Avevo 25 anni, Vittorio. Io non ricordo. Io pure super giù, credo. In attesa dell'intervento di Caterina. Quanti anni hai, Luca? Io ne ho 47 adesso. Ah, sei un anno più. Vabbè, io tra poco, prossimo. Sei del 73 o 74? 74. Ma chi è più vecchio di voi? Lui. Perché e sei io? Già... E io che sono il più vecchio di... Tu sei il zitto. Tu sei il George Clooney nostro, non strano. Bello, ti sto facendo anche un po'. In attesa... L'età perfetta per me. In attesa del contributo di Caterina, dicevo che voi potete veramente ritenervi fortunati, perché queste scene alla ospite sono diventate un po' un cult, un riferimento iconografico e archetipico, diciamo, di quello che è il... veramente il convivio, il passare del tempo assieme. No, è vero, spesso si dice sembra quasi una cena di ospite, ma com'erano le vere cene di ospite? Lo chiedo a voi che le avete vissute. Bene, così. Erano le cene delle fate ignoranti. Si mangiava, ci si divertiva. C'erano molto maligne per le fate. Io mi ricordo delle serpi in quella produzione. Erano fate ignoranti, penso che erano ignoranti. Perché era tutto c'erano delle liaison sul set, alcune più celate, altre meno. Via, Vittorio. No, che celate? Mi viene chiesto di partecipare a delle cose strane. Io dicevo, signori, io domani devo toccare Margherita, vado. Direi la regia di esporre il bollino rosso prima di continuare. Qui tra banane culinaria. Sta degenerando qui. Il bollino è arrivato, facciamocelo bastare. Ma ha scritto Rocco Siffredi, può entrare in streaming. Ma Rocco Siffredi è famoso per il suo grande timbro, ma nessuno è mai stato, non ha conosciuto dei bellissimi del tongo della siamo su grandezze ben superiori. Interrompiamo questa deriva cosmica. La deriva dove si è mosso Vittorio Sodano, però ecco, vorrei dire io gli ho chiuso il micro. Vogliamo dire questo. Io non lo so, io sono sempre tornato a casa mia, io avevo un sì che mi ero portato con il treno e andare a tirarlo lo scalo di Salenzi, avevo un sì, io avevo l'unico motorino che si metteva in moto a pedali della io ti ho visto venire sempre con il tuo artista privato. No, scherzo, io c'avevo il mio motorino, via del porto fluviale, poi si chiama del porto fluviale, ma il ponte si chiama Ponte de Ferro.
Vabbè, ragazzi, è vero che i quadri delle fate ignoranti erano veramente di Özpetek? Sì, sì, sì. Quelli veri. Erano dei suoi quadri che gli è venuto in mente di allo scenografo, diciamo, di mettere sul set. Cioè, credo che sia anche questo un aneddoto nell'aneddoto. Io, tranne la fate ignorante, la fata ignorante è stata fatta apposta. Ok. Il quadro della fata ignorante, quella dove poi trova la verità, Margherita dietro, poi quella scena, secondo me, io da amante dei particolari, vero Daniele, dico... Come no? Non ci sta. Quasi maniaco dei dettagli. È maniaco, sì. Negli anni sono diventato un maniaco. Ma perché, rifacendomi al grande Fellini, io non ho avuto la fortuna di conoscerlo né di lavorarci insieme, però molte persone con cui ho lavorato negli anni invece hanno avuto questa fortuna. Ed era una frase tipica di Fellini, soprattutto ad Aldo Signoretti, che è il mio partner dei miei due nomination Oscar, il grande parruccaio, acconciatore, e lui ha fatto Ginger e Fred con Fellini, e Aldo gli diceva: Aldo, Aldino, prendi la metropolitana. E Aldino non capiva perché doveva prendere questa metropolitana. Quando me l'ha raccontato, l'ho capito io, perché la metropolitana ti fa vedere la gente vera, i personaggi veri. Tutti, di tutti i ceti sociali, di tutte le età. E secondo me Fellini, sì, guardava il cielo, ma guardava la metropolitana. I suoi personaggi più belli vengono dalla metropolitana. Guardava gli zingari, guardava i vecchi, le vecchie, chi leggeva, gli sporchi, i puliti. E sono usciti i mostri, sono usciti i suoi mostri, i mostri di Amarcord. E non a caso tutto torna e si ritorna anche qui al The Movie Business Live Show Special Edition all'inizio di questa nostra chiacchierata, Francesco, quando si diceva appunto che probabilmente la deriva del cinema italiano sia legata anche al fatto che gli sceneggiatori abbiano smesso di prendere i mezzi pubblici. Tra l'altro mi viene in mente un aneddoto legato al sommo Vate Fellini, che era il fatto che lui tenesse questo archivio immenso di fotografie, di curriculum corredati da fotografia, e a volte gli capitava a distanza di anni di ripescare da questo archivio un personaggio, ed era talmente Fellini, perché non riesco a definirlo in maniera differente, che anche quando il personaggio si presentava con delle caratteristiche evidentemente differenti, perché segnato, cambiato dal tempo, comunque lo confermava per il ruolo. Il maestro Fellini era anche questo. Chapeau. Con questa fantastica frase io vi saluto, vado a nanna perché sono come le papere, le galline. Maestro Sodano, grazie per la sua presenza. Grazie, è sempre un piacere stare con le grandi artisti. Ciao Vittorio. E continua a dire, non so perché io sono in mezzo a tanta arte. Un bacio forte a tutti. Vittorio, grazie. Buonanotte, grazie. Ciao Vittorio. Grazie mille. Eleonora, devi solo hai il 50% di possibilità se indirizzarti verso il fotogramma di sinistra con Luca Calvani o quello di destra con Francesco Ciampi. A te la scelta. Dato che io sono per la par condicio, faccio una domanda aperta. Una domanda aperta però che è un riperpetuarsi di quello che ho fatto anche l'altra volta, perché dato che siamo in un social talk, vorrei un hashtag per la parola cinema, anzi per definire appunto il cinema. Hashtag? Sì. Vita. Io dico vita. Ti è piaciuto questo hashtag? Accidenti. Eh sì. Ho detto questo perché secondo me il cinema è giusto pensare di fantasia, è giusto andare giù di letteratura, è giusto scrivere tutto quello che vuoi, ma le cose che arrivano al cuore sono quelle che sono sicuramente state vere e vissute. Perciò è per quello, si ritorna al discorso che se te, anche se vedi una situazione che è vera e ti emoziona e ti fa venire i brividi, quella lì la puoi riraccontare e far riemozionare le persone che vengono al cinema. Ovviamente la grande sala cinematografica, il grande schermo,
procura grandi emozioni, perché c'è anche la condivisione delle emozioni, sicché è sicuramente più importante che vedere un film davanti a una televisione e sta solo in casa. Però la cosa è stata vissuta ed è vera, sicuramente arriverà al cuore delle persone. Bellissimo, bellissimo. Io l'ho annotato, Francesco, il tuo hashtag, perché proprio è totalizzante, bellissimo. Ti ringrazio. E Luca, che hashtag userebbe per definire non solo il nostro social talk, ma il cinema in generale? Io il cinema, io invece lo reputo veramente un sogno. Il cinema è un sogno, è l'illusione di uscire dal day by day, dal nostro tram tutti i giorni, e immergersi e vivere un'esperienza out of body experience, secondo me. Quello è il... È ovvio che lo storytelling deve essere vero, deve raccontarmi qualcosa di umano, così si collega, lo sento vicino a me. Però sì, credo che questo sia sicuramente l'hashtag per me. Il cinema per me è sogno, è incanto. Tutte le volte che sono... Il mio primo film che ho visto... Ecco, questa è una cosa... Il primo film che ho visto... Che ho pensato, allora, i film ho visti tantissimi da quando ero piccolo. Mio padre, io andavo tutte le domeniche al cinema e ho visto tanti film anche con mio padre. Con mio padre ho visto Ghost. Mi ricordo che andavamo al cinema a vedere un film a Firenze, ma trovavamo il cinema, quindi andavamo al cinema accanto e c'era Ghost, che io pensavo fosse un film di paura addirittura. Sì, sì. Quindi Patrick Swayze, Demi Moore, con mio padre l'ho visto, ma l'ho visto, ho avuto 14 anni, 15 anni. Volevamo andare a vedere Batman, ecco, mi volevamo andare a vedere Batman e siamo andati al cinema accanto a vedere. E il primo film però che ho visto, i primi due film che ho visto a 18 anni, che mi hanno emozionato in maniera, sono stati Molto rumore per nulla di Kenneth Branagh, La cavalcata, di quando i soldati arrivano e tutte le lavandaie fanno, stendono i panni, no? Quest'arrivo con questa musica mi ha emozionato. Cioè, non avevo mai visto un film da spettatore adulto, forse, in cui non mi immergevo così tanto nella storia, ma avevo il modo di guardare questa cosa e venire rapito. E un'altra cosa è stato... L'anno dopo ho visto Casa degli Spiriti, al Cinema Euro a Firenze, Casa degli Spiriti, e c'è questa scena in cui c'è Michelle Pfeiffer e Meryl Streep in questa sala da tè, e Meryl, che fa il personaggio, secondo me si chiama, lei la moglie di Glenn Close, fa il personaggio di Ferula, che è questa donna sterile, cioè che non ha mai zitella e non ha mai avuto un uomo, non è mai stata, non ha, cioè, sai, nei libri della Land, i personaggi gli americani sono un po' epici, non era mai stata toccata, mai stata data una carezza in tutta la vita, e quindi lei ha un momento di commozione perché la futura cognata gli dice voglio essere, che siamo amiche, lei ha un momento di commozione e Meryl Streep raggiunge la guancia della futura cognata e le tocca per asciugarle una lacrima, e lei proprio si sbriciola quasi, Glenn Close, in questo momento. È stata la prima volta che ho visto qualcosa, ho detto, ho visto che c'era qualcosa di magico sullo schermo e non ero rapito dalla storia quanto dall'interpretazione di queste due donne, che per me sapevo chi erano, le conoscevo, attrici, e quello mi ha proprio incantato e mi ha fatto proprio sognare. Quello, la capacità di poter fare quello, di emozionare così tanto qualcuno che ti guarda, fare qualcosa, vivere un'esperienza umana. Meraviglia, sincretismi cinematografici veramente hanno riportato proprio come dei fotogrammi, no? Davanti ai miei occhi, che sono estasiata, inebriata, e mi hanno fatto anche passare il sonno nonostante ci avessi la lacrimetta, quella della bollicina che si gonfia, una cosa del genere. Bene, io adesso vi ringrazio, signori, capitano, altra meravigliosa serata. Saluti i nostri ospiti. Grazie a te. Grazie a te. Spero di rivedervi presto, anche a casa di Vittorio, a mangiarci qualcosa. L'appuntamento sarà nel fine settimana a Roma per tutti.
fatta. Spettatori compresi. Eleonora, grazie, buonanotte. Grazie a voi, buonanotte. Ciao. Buonanotte. Ciao, ciao, buonanotte. Ciao. Ciao. Luca, Fellini sosteneva che il cinema fosse il modo più diretto per competere con Dio. È stato così anche per te con il film Il cacio con le pere? Siete un po' entrati in competizione? Fare la regia di un film, tu lo sai, me lo puoi dire anche te, tu lo sai, è stata un'impresa titanica, perché ci vuole tanto tanto tempo. Ci vogliono i nervi veramente saldi per portare a casa un film come il nostro, che è stato girato in 4 settimane, un film molto ambizioso per il tipo di cioè avevamo messo in testa di fare un film, aveva tante location, tanti snodi, tanti incastri, e quindi era sicuramente un film molto ambizioso. È stata un'impresa titanica arrivare fino in fondo. Un altro piccolo aneddoto posso raccontarvi, che io nell'ultimo 2 settimane dormivo sul set, perché eravamo in una location, dove, in questo casolare, dove c'erano tante camere. Come David Lynch sul suo primo film, non è male. Dormivo su questo set. Lui però credo non avesse una casa, credo fosse un po' diverso. Campi è venuto un paio di volte durante il weekend a trovarmi e dava una mano a fare della lista in quadratura, specialmente per una sequenza dove lui ci inseguiamo in tutta casa e facciamo a botte. Volevo che lui la provasse. Comunque, insomma, la penultima settimana, siccome diluviava sempre, era difficilissimo fare un film ambientato tra gli ulivi della Toscana, un passeggiate notturne, e diluviava tutti i giorni, Daniele, tutti i giorni diluviava. E quindi io mettevo lo speaker con Spotify e mettevo la musica di Natale, ma era il 25 ottobre. Quindi la gente arrivava sul set e trovavano il regista che era io lì a fare la lista in quadrature, va bene, con Jingle Bell, capito, di Bing Crosby a palla. Che immagine meravigliosa. Che piangevo, che sorridevo, dicevo ben arrivati, e piangevo, mettevo così. Ma perché piangi? Sono lacrime di gioia. Esaurito totale. Veramente esaurito totale. Perché abbiamo avuto veramente... è stata tostissima, Daniele. Io lo so paragonare a nessuna esperienza ad oggi fatta, però sicuramente mi è piaciuto tantissimo. Mi è dispiaciuto non averlo fatto di più. Non aver avuto, dovendo fare anche il protagonista, dover passare tanto tempo davanti alla macchina da presa. Non mi era mai pensato, da attore, da vanesio e da egocentrico come sono, che avrei preferito passare più tempo dietro la macchina e davanti. Però così è stato. Quindi Luciano Ligabue, dopo l'uscita del suo secondo film, durante un'intervista, disse che quello del regista è un mestiere talmente faticoso, in realtà, che ci vuole veramente una motivazione molto, ma molto forte per portare avanti e decidere di portare avanti una storia. Sei d'accordo, Luca? Sono d'accordo, perché sì, perché ci deve essere quell'urgenza. Io, cioè, sicuramente il nostro non è un film di urgenza, è un film un film che volevamo raccontare, un rapporto, volevamo raccontare le storie di bambini, volevamo raccontare le storie di due fratelli che si trovano a dover essere l'uno la chiave di volta della vita dell'altro, a essere veramente fondamentali per la ricerca della felicità, cioè come due pezzi, due paia di scarpe spaiate, cioè nel senso, fondamentalmente l'uno sono la chiave della vita dell'altro, e loro non lo sanno, lo scopriranno solo stando insieme. E quello che, quindi, non è che ci fosse, noi volevamo raccontare una commedia e facesse ridere. Una cosa che io mi sono trovato a fare per tanto tempo era motivare il mio team. È stata la cosa più difficile, la cosa, e qui lo sa, penso che anche Francesco mi possa, spero, cioè io ho cercato di essere un motivatore, e di far sentire tutti, perché il cinema ha bisogno che tutti ci credano,
E noi avevamo talmente poco tempo che tanti sono arrivati un po' scoraggiati in partenza. Quindi la mia priorità era motivare tutti, fargli sentire che io apprezzavo il loro lavoro, che ci tenevo, che mi fidavo e che gli davo fiducia, perché il cinema non si fa da soli, assolutamente. Ho dovuto affidarmi a tante persone. E poi io sono una persona anche un po' impulsivo, quindi sono impulsivo, e quindi magari nei momenti posso essere, c'è stata una sera mi sono arrabbiato molto per una serie di frustrazioni dovute ai ritardi che non riuscivo a capire perché, ma anche lì si impara, ho imparato a gestire meglio sicuramente la mia rabbia, le mie emozioni, ma anche le persone che se fai troppo poliana non ti rispettano e ti camminano sopra e fanno quello che vogliono. Certamente avevo un bravissimo operatore che però voleva fare un po' il regista, ecco. E quindi insomma delle volte ho perso tempo perché lui la fa il regista, e insomma delle volte c'avevo tempo di lasciargliela questa cosa e delle volte meno, vero Francesco? Sì. E no, quindi c'è nel senso, siccome mi piace dare, io credo che, e questa è una cosa che ho imparato da Guy Ricci, è uno che prima che cominciamo a girare faceva, ok, la scena è scritta, how can we make this clever? Come facciamo a rendere questo ancora più smart? E è vero, prima di girare, quando tutte le luci sono accese, c'è l'adrenalina a palla, arrivano le idee giuste, che quelle piccole cose che possono portare il film al livello, no? Perché tutti sono lì, allora le energie sono tutte, siamo tutti sintonizzati, abbiamo un'energia e possiamo veramente tirare fuori quelle cosine che possano fare la differenza. Quindi io ho lasciato tanto spazio, però ero anche vittima del fatto, cioè quando in un paio di occasioni mi sono trovato che siccome lasciavamo spazio a loro di creare, magari non ce la facciamo a chiudere la giornata, mi sono trovato a dover magari essere un pochino più parsimonioso con il tempo che concedeva alle persone per fare le loro prove o per fare qualcosa di veramente artisticamente valido secondo loro, più di quello di cui avevo programmato io. Però ecco, al di là di questo, credo che la cosa bella del fare il regista è proprio quello di raccontare a tutta la tua troupe il film che vuoi fare, e loro ci mettono il loro e ti aiutano a fare il tuo, ma ci mettono anche un po' di loro, quindi diventa il nostro. Ma questo succede, ti dico com'è la cosa, secondo me, per quanto mi riguarda, per quanto mi è successo a me, nel calcio. Se te arrivi al primo giorno di riprese con una preparazione, va bene, che magari anche a portare a sfinimento il gruppo, a litigare, a arrivare a distruggersi, anche a scontrarsi tanto fino al primo giorno, ma arrivi a una gran preparazione e sai dal primo giorno di Chuck quello che devi andare a fare, da lì puoi veramente tirar fuori il meglio di te stesso quando iniziano le riprese. E tutto questo non è solo per quanto riguarda l'attore, ma per quanto riguarda tutte le figure professionali che sono all'interno della troupe. Perché anche l'ultimo della troupe che arriva molto preparato e consapevole di quello che andrà a fare quel giorno di riprese, e sicché preparato per poterlo fare, siccome lo fa preparato, non arriva con il fiatone, non arriva stanco e potrà tirar fuori il meglio di se stesso. Sì, perciò però questo non è stato il caso del nostro film. Certo, allora ti dico, è perché c'è stata una preparazione, però ti dico, ti fa un esempio, ora te non guardare, io ti dico il mio caso, no? La preparazione è stata veramente stretta, sicché non abbiamo avuto, diciamo, il tempo di prepararsi e rilassarsi per poter partire con il fiato giusto. Siamo arrivati molto stretti. Però, allo stesso tempo, quando arrivi al giorno delle riprese, devi frenare, guardarti intorno e non avere quella fretta incredibile che poi ti porta a fare gli errori. Nel senso, meglio fermarsi e capire quello che ti succede intorno, che può magari avere la citazione di essere sul set. Ora ti dico, secondo me non è che è successo niente di stravolgente nel set, è perché ovviamente
te regista sentivi veramente un carico pesante addosso di responsabilità per tutte le figure, perciò mi rendo conto che uno viaggia sempre al limite di questa cosa qui, perciò però Daniele ti posso garantire che se l'è cavata molto bene il ragazzo. Non ne siamo certi, non sicuri. Francesco, Luca, quanto è stata determinante la vostra amicizia per questo progetto? Tanto. Fondamentale. Fondamentale, sì. Perché Francesco è stato, innanzitutto, è stato il supporto e l'amico che io avevo bisogno durante tutta questa avventura. Ha avuto anche la pazienza di lasciarmi, c'è stato un momento, proprio una sera, circa un mese all'inizio delle riprese, in cui abbiamo parlato e si è deciso che da ora in poi io sarei stato, non eravamo più, cioè eravamo sempre equals all'interno del punto di vista creativo di questo film, del concept di questo film, e qualunque richiesta ci venisse fatta di riscrittura, cose sarebbe stata affrontata insieme. Però dal punto di vista del day by day c'era un momento in cui è stato ok, da domani io sono il regista e tu sei l'attore, quindi non è più debatable. Adesso si dice anche cosa in inglese, ma it's not debatable anymore whether we're doing the way I say it or the way you say it. Let's just say we do it the way I say it. Quindi si fa come dico io, almeno non sia la cosa più assurda del mondo e mi spieghi perché, mi fai cambiare idea, però partiamo dal presupposto che adesso io sono il regista e quindi le scelte le faccio io. E devo dire che ha resistito forse per un paio d'ore, però si è lasciato molto e è stato veramente, ha fatto veramente un bellissimo lavoro e credo e spero, ma sono convinto che lo sappia, che quello che ha tirato fuori questo film secondo me è il suo più bel lavoro. Sì, sì, è vero. Perché gli ha permesso veramente di andare in posti dove non era mai stato. Poi un po' l'ho lasciato sgroppare, ehi Ciampi, tranquillo che arriva l'ero, intanto che ho fatto, capito, fare quelle sue voci da pirata, capito, da pirata, quella, capito, quella, capito, quindi un po' di ciampismi gli ho fatti fare, però in realtà ho tenuto tantissimo la briglia con lui perché era proprio bello, siccome tu sai, cioè il solo l'atto di fargli tenere tutto e di fare tutto a levare era proprio bello, gli ha dato tantissimo, ha dato per me tantissimo possibilità. La regia mi dicono di accorciare le mie risposte, sono un po' lungo, sono un po' pedissimo. Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Chi l'ha detto? Ho visto una manina fare così. No, mi ha chiesto una cosa per dopo. No, erano segnali in codice fra di noi. Francesco, un'amicizia, sì, abbiamo visto. Però guardalo come regista, come attento, guarda che ha notato che ho fatto così. Esatto. Francesco, un'amicizia determinante con degli accordi precisi che probabilmente saranno in parte stati rispettati, in altre volte saranno saltati, immagino. Come ricordi tu quei giorni di set? Fantastici. Io mi sono divertito da matti. Nonostante appunto ci fossero dei giorni, diciamo, con grande difficoltà, io arrivavo sul set, te pensa, allora ti dico solo questa, praticamente 4 settimane, 24 giorni di lavorazione, io da piano di lavoro ce l'avevo 23, ok? Il giorno che non dovevo lavorare andai ugualmente sul set, e in realtà abbiamo sbagliato, c'ero anche quel giorno. Meno male. Sì, no, ma ti spiego, questo per dirti che se io non mi fossi trovato bene, io quel giorno lì sarei stato a casa. Esatto. E invece io quel giorno lì sono andato sul set perché volevo stare con loro, perché nonostante gli scazzi, le urla,
si torna indietro, non torna niente, tutto, c'era una grande voglia. E ti posso garantire che Luca, non l'ho visto piangere più di una volta sui set, piangere, non, secondo me, dall'emozione di quel momento, perché quel momento per lui, non so che cosa aveva dentro, ma l'ho visto piangere anche in una pizzeria, in un quartiere di periferia a Prato, davanti a un calzone d'un metro, si mise a piangere dalla contentezza, ma non per il calzone, per la pizzeria, ma piangere dalla contentezza per quello che gli stava succedendo incontro, intorno, sicché secondo me è stata veramente una bella esperienza, la più bella esperienza. Non vediamo l'ora di poter anche noi godere del risultato di questa esperienza. In proposito, Luca, Francesco, quando, se c'è già una previsione di massima, sarà possibile per gli spettatori vedere la vostra opera, Il Cacio con le Pere? Mi piacerebbe pensare ottobre, autunno. Ora vediamo un po', ora ci siamo veramente messi. Bene. Allora noi... Fino a ora c'è la pandemia. Diciamo prossimamente, dai, prossimamente. Esatto. L'unica cosa positiva è che la produzione ha deciso di non vendere la piattaforma, ma di uscire in sala cinematografica, sicché noi usciremo in sala cinematografica. Diciamo come prima cosa, poi ovviamente andrà sulle piattaforme. Ma è giusto che sì. Avete valutato anche la possibilità di, magari faccio una gaffe perché non sono preparato in questo senso, anche la possibilità del percorso festivaliero? Fino ad ora non era percorribile per me di poterlo presentare ai festival perché non avevo una deadline sul quando il film sarebbe stato pronto. Ora che so che il film potrebbe essere pronto per il 20 di luglio, mi sto organizzando per proporlo ai prossimi festival utili. Bene, e allora noi promettiamo, e vorrei che anche voi, come dire, faceste questa promessa al nostro pubblico di tenervi aggiornati tramite i nostri canali del The Movie Business. La possiamo fare questa promessa? Bene. Yes. Oh yes. Detto questo, siamo quasi in dirittura d'arrivo, abbiamo quasi raggiunto le 2 ore canoniche che ci concediamo e ci avete concesso durante questi appuntamenti, e oggi nello specifico, come da consuetudine, chi volesse tra i vostri fan, spettatori, il nostro pubblico, seguirvi prossimamente, cosa dovrà fare? Cosa li aspetta Francesco e Luca? Dove potranno seguirvi? Ma nel senso, in che senso? Nel senso, i progetti, la possibilità di vedere. Vabbè. Allora, io aspetto a Gloria Il Cacio con le Pere, e sicuramente la prima uscita più bella di tutte sarà questa. E bene. Darò il massimo per questo progetto fino all'ultimo respiro. Poi ovviamente per questa uscita. E poi ovviamente nel cassetto, anche insieme a Luca, abbiamo altre cose, abbiamo altri progetti, abbiamo tante altre cose, però per scaramanzia non si dice niente. Giusto. Non si dice, per scaramanzia non si dice niente. E aspettiamo e capiamo. Vogliamo, diciamo, io voglio godermi il momento, forse è meglio, sì. Voglio godermi l'uscita del cacione. Del cacio. Luca, so che tu sei in trasferta per una televisione in questo momento, ma in realtà sei uno degli uomini più impegnati d'Italia, Luca. È anche difficile, devo dire, per gli amici mettersi in contatto con te in questo periodo. Possiamo comunque dare un appuntamento ai tuoi fan e al nostro pubblico? No, allora, io faccio questa collaborazione in TV8, lunedì penso vengo a Roma, vado alla Vita in Diretta, da Alberto Patano, quindi alle 6 sarò appuntamento lunedì, sarò alla Vita in Diretta. Come quindi sapete, lunedì tutti collegati. Ho sposato questa causa, diciamo, di questa vita rurale, diciamo rurale, per cui ho un casale dove faccio ospitalità, dove cucino per i miei ospiti, dove mi diverto a raccontare storie attraverso l'esperienza, perché alla fine ho creato un'esperienza molto immersiva che condivido con i miei ospiti, quindi i miei ospiti le gustane, giusto? Si lavano i miei saponi, accendono le mie candele, carezzano i miei cani, è tutta una cosa così, e mangiano quello che gli faccio io. Quindi è guardare, notare la scritta in sovraimpressione che ti ha dedicato la regia, e io so tutto per un semplice motivo, perché mi aggiorna la nostra regista quotidianamente sui tuoi successi e le tue novità.
Detto questo, no, è stato un bellissimo, è un bellissimo progetto questo qui, che mi piace tanto perché tutto quello che viene da questo mondo del cinema adesso lo percepisco proprio come il dono è, perché ho una vita molto semplice, fatta di veramente fatta di mandare avanti un'azienda agricola, quindi piantagione di riso, e da lì produciamo un gin che commercializzo, che quindi inventarsi lo storytelling di questi prodotti. Creare... Come si chiama il gin per chi volesse acquistarlo? Il gin si chiama Elicrisum Gin, adesso lo metto in chat, lo scrivo in chat alla regista, così lo può ripostare. Il, sì, si chiama Elicrisum. Lì, lo giriamo anche sul gruppo dei Movie Business. Eh? Così facciamo sia il banner adesso, che ho visto che la nostra regista fa progressi e passi da... Esatto. Eccolo qua. È arrivato. Ecco, è di Crisum, e il sito mi sembra sia Lovely Tuscan Gin. È un gin infuso all'elicriso, e quindi è un gin molto particolare, che ha un bellissimo, che ha una bellissima nota botanica, nota olfattiva, e anche sul palato. Mi piace tantissimo lavorare su queste cose, ragazzi. È una... una cosa che faccio forse un po' tardi la mia vita, però io sono pratese, quindi come tutti i pratesi sono, noi si dice che fanno piede a gatti, vero? I pratesi fanno un sacco di cose. Ma sbaglio, scusami se ti interrompo, ma so che il tuo gin diventerà anche la ganache di un, sì, di un dolce. Una collaborazione in corso con Igino Massari, e il mio gin diventerà anche un cioccolatino, e quindi questo è un arrivo in autunno. Insomma, sto lavorando. C'è tanto da fare, ragazzi. C'è tanto da fare. Adesso capisco. Facciamolo andare a letto. Mai al telefono il nostro Galvani, perché sta lavorando tanto. Battute a parte, io vi ringrazio. Siamo veramente arrivati alla chiusura. Ho prima un desiderio che ho già espresso segretamente alla regia, cioè concludere ritornando con la memoria e gli occhi al 1991 e a quella foto gentilmente donataci, regalataci dal Ciampi. Dal Ciampino, per dire Ciampino. Esatto, per dire proprio dal Ciampino. Leviamo per un attimo il banner in sovraimpressione e cerchiamo di zoomare un po' la foto, e su questa immagine storica e memorabile pregherei la nostra regista di regalarci l'ultimo aneddoto, ma sull'immagine rimaniamo, l'ultimo aneddoto o citazione della serata. È però sti cazzi. Esatto. Hai fatto un po' la faccia da è però sti cazzi, regista. Esatto. Ma ci torneremo, sono sicuro che riusciremo a tornare alla foto. Facciamola c'è vedere. C'è sotto, guarda, ora è sotto noi, è sotto di noi. Vedo l'occhio, frattino. Esatto, Caterina, facciamo vedere la foto, andiamo con la tua citazione, prepariamo la sigla. Opla, che è successo? Niente. Una tragedia. No, va bene. Lascia fare, va bene così. Faccio la citazione. Niente, no, era solo riferita proprio al fatto del successo in sala, e una cosa molto carina di Fellini, che forse sapete anche già, essendo poi del settore, comunque... mi andava di raccontarlo che il primo film che Fellini firma da solo, quindi senza l'attuada, è Lo Sceicco Bianco, dove lui per la prima volta fa recitare la sua compagna Giulietta Masina e Alberto Sordi. Fu un tale fiasco che i produttori, per il suo secondo film, che fu I Vitelloni, decisero di non far uscire assolutamente che l'avesse fatto Fellini, per paura che non se lo comprassero i cinema. E addirittura nelle prime copie della Locandina non esce nemmeno Alberto Sordi, tanta era la paura che fosse un fiasco. Effettivamente poi lui vincerà con I Vitelloni il Leone d'Oro a Venezia, quindi è stata la sua più grande rivincita. Quindi ecco, diciamo che la sala probabilmente si fa influenzare molto meno di quanto noi pensiamo. Bene, su questa ultima considerazione della nostra regista, dopo che abbiamo da poco superato le 2 ore di diretta, per la gioia dei nostri ospiti che vedo ancora svegli e che invece ringrazio per avere sacrificato del sonno, soprattutto per noi del The Movie Business Live Show,
Cosa dire, Luca, Francesco, io veramente vi sono grato, è stato un onore e un piacere condividere queste due ore assieme e spero di rivedervi presto e riabbracciarvi, Covid permettendo. Il Ciampi ora si spegge la luce e si addormenta lì. No, esatto. Batto la festa della tastiera. No, quindi, ragazzi, buon... buonanotte, grazie mille. Grazie a te, grazie a te. Grazie a te, Francesco. Grazie Caterina per la sapiente regia tecnica alla quale abbiamo concesso un unico bonus d'errore sul finale e adesso è arrivato il momento della sigla. Buonanotte. Buonanotte. Eccola.